Noi abbiamo, nell'accordo abbiamo previsto che proporremo la mobilità all'interno del gruppo Nestlé. Noi già abbiamo sul piatto 86 posizioni di lavoro libere e le proporremo ai lavoratori. Abbiamo incaricato una società di outplacement di trovare delle soluzioni sul territorio e ci sono delle cose interessanti che si stanno muovendo. Abbiamo incentivazione all'esodo, vogliamo accompagnare queste soluzioni con degli incentivi. Stiamo mettendo in piano un programma di prepensionamento, cercheremo tutte le soluzioni e poi potranno esserci anche iniziative che, patrocinate anche dalla regione e dal comune, potranno trovare delle soluzioni ulteriori. Ma ad oggi, alla fine di questo processo, riteniamo che la fabbrica darà lavoro comunque a più di 600 persone complessivamente, tenendo conto anche dell'impiego con carattere stagionale che è tipico delle produzioni dolciarie e del cioccolato. Ha chiarito intanto le posizioni, ha chiarito che noi abbiamo riconfermato pienamente l'impegno, gli investimenti e la volontà di fare di Perugia la fabbrica di cioccolato destinato soprattutto col marchio Baci a tutto il mondo, prodotto in esclusiva da qui. Da questo anche l'esigenza di essere competitivi per poter nel futuro attrarre nuove produzioni. Infatti, noi abbiamo recuperato in quest'anno le ore lavoro perse a seguito delle dismissioni di caramelle e biscotti, sono state recuperate sul settore cioccolato. Però il settore cioccolato ha delle caratteristiche che sono molto più stagionali e in prospettiva tra un anno non avremo la cassa integrazione. Quindi dobbiamo responsabilmente affrontare la questione. Ma allora, noi abbiamo linearizzato la produzione, l'abbiamo resa molto più snella, abbiamo fatto interventi di automazione. È chiaro che si creano degli spazi. Uno spazio, per esempio, è stato già destinato a quello che sarà il nuovo reparto confiserie, che è il reparto con più manualità che lavorerà soprattutto durante la stagione per fare le confezioni speciali con un sistema di lean production molto interessante e crediamo che ci porterà anche dei risultati. Partirà con la prossima stagione, quindi a partire da settembre. Ci siamo alzati a questo tavolo consapevoli che abbiamo una questione complicata da gestire, ma che abbiamo tutti l'intenzione di andarla a gestire per il bene del futuro della Perugina e per il bene delle persone che sono coinvolte. Cosa c'è? È che tutti i tavoli, sia territoriali che di fabbrica, ma anche con il governo, vengano unificati. Ci possono essere delle prospettive, però alcune ambienti, tipo la logistica, queste cose qua, devono essere trattate un po' a livello più ampio. Quindi, quello che è risultato oggi, aprire una serie di tavoli che però si coordinano, per noi è un passo in Sì, ma avanti. cosa si può risolvere sul livello governativo che non è stato possibile risolvere sul livello regionale? Questo ci incuriosisce. No, allora, questi tavoli devono aprire degli argomenti. Ti faccio un esempio. L'argomento logistico chiaramente è un argomento importante che potrebbe avere degli sviluppi. È proprio importante trovare non solo un rapporto, diciamo, azienda-governo o azienda-regione, ma proprio trovare una soluzione territoriale molto più ampia.